Beh, che dire? Non mi ricordo più come si fa. Visti i tempi, direi che avevamo bisogno di questo video. Felice Summerwin a tutti voi! Come sapete, in questo canale amiamo così tanto Halloween che lo festeggiamo due volte l'anno. E il 22 giugno, guarda caso, è Summerwin, ovvero l'Halloween dell'estate, in cui al posto delle zucche intagliamo. Intagliamo? Intagliamo le angurie. Quindi, in onore di quello che vi pare, oggi intaglieremo la nostra anguria e nel frattempo parleremo non dei film tiramisù, ma delle serie tiramisù, perché di questi tempi abbiamo veramente bisogno di tirarci su. E non basta un film perché dura troppo poco, quindi ho fatto una selezione di serie che possono durare anche parecchio tempo, che vi possono fare compagnia. Nel frattempo, se sentite dei rumori, penso che qua sotto stiano uccidendo delle persone. Non so nemmeno da dove iniziare a fare questa cosa. Andrò a sentimento. Ah, ci tengo a specificare che poi ovviamente ma mangerò l'anguria, cioè non è che la butterò via. No. Comunque, iniziamo ad intagliare questa anguria e a parlare delle nostre serie. Partiamo dalla prima sezione, che ho chiamato Palladino Vibes. Da sopra? Boh. Infatti, le prime due serie che ho selezionato sono appunto scritte, dirette, pensate, concepite dai coniugi Palladino. La prima delle quali è ovviamente la fantastica signora Maisel, perché non c'è niente di più tiramisù della fantastica signora Maisel. Si ride un sacco. Tra l'altro questa inquadratura è storta. Aspettate. Meglio. Comunque, vi consiglio la fantastica signora Maisel perché è una serie che veramente fa morire delle risate. È ambientata negli anni 50 e la protagonista è Midge Maisel, che è sposata con Joel, se non sbaglio. I nomi, come al solito, non sono rilevanti. Midge scopre però che questo qui, insomma, come dire, non è molto. Ah, non è molto fedele e quindi sbrocca male. E mentre sbrocca male, tipo si ubriaca come una pazza e va in questo bar dove il suo marito andava solitamente per fare le sue stand-up, perché sì, il marito vuole fare lo stand-up comedian, solo che non ci riesce, cioè copia le cose degli altri. E invece lei va lì ubriaca e fa un pezzo bellissimo, fa ridere tutti. Vabbè, questo è il primo episodio, non sono spoiler. E quindi praticamente la serie si incentra su questa donna negli anni 50 che ha una personalità veramente sopra le righe, perché Midge Maisel è fuori di testa. Che fa appunto questo lavoro in un mondo prettamente maschile. Poi, soprattutto ai tempi, le comedian donne erano viste malissimo, non che oggi siano viste meglio, ma comunque. Ed è divertentissimo, cioè lei fa veramente morire dalle risate, ha questa manager che è più pazza di lei e vi giuro, riderete tantissimo. E poi, per restare appunto in casa Palladino, qui però c'è un problema. Io devo tirare fuori le cose che ci sono dentro l'anguria, oppure no? Capiamo. No, non ci passa il cucchiaio. Passiamo poi a una serie cult di cui mi avete sentito parlare 400 milioni di volte e non mi stancherò mai di farlo, ovvero Una mamma per amica. Una mamma per amica è la Bibbia. Ma io come dovrei approcciarmi a questo? Ah, così è più facile del previsto. È anche più morbido delle zucche. Adoro. Guarda qua. Cosa stavo dicendo? Ah. Una mamma per amica, secondo me, è l'emblema della serie che guardi quando sei triste. Cioè, almeno per me è così. Ogni volta che sono un po' giù di morale, guardo Una mamma per amica. Infatti, era finita anche in un video dei film tiramisù come menzione speciale. Però qui volevo dedicargli un'intera sezione perché se la merita. Lorelai Gilmore è il mio spirito guida. E appunto, la serie, vabbè, se non lo sapete, racconta di questa madre single, appunto Lorelai Gilmore, che cresce questa ragazzina Rory e noi vediamo appunto queste due da quando Rory va al liceo fino a quando si laurea, che anche qua so, personaggi sopra le righe always, tra cui Emily Gilmore, dei livelli altissimi. In più è tutto ambientato in questa piccola cittadina del Connecticut in cui tutti sanno tutto di tutti e tipo fanno delle cose strane, tipo de delle sagre assurde.
E ci sono appunto questi personaggi che sono i cittadini di Star Solo, che sono veramente dei personaggi assurdi, cioè. Vi sembra di entrare in un altro mondo guardando Una mamma per amica? E nonostante sia la serie perfetta da vedere in autunno, io comunque vi consiglio di vederla anche adesso se state affrontando un brutto periodo, perché sono certa che guardarlo vi tirerà su di morale. Passiamo poi alla sezione Disney Animation. Non avevo un nome più originale per questa cosa, mi dispiace. In questa sezione ci sono due delle serie che boh, amo di più in generale, serie animate, e che veramente mi danno una gioia e una voglia di vivere che veramente quasi mai nella vita. Sto parlando di Star contro le forze del male e Gravity Falls. Della prima vi ho parlato tante tante volte, perché appunto è una serie che ho recuperato l'anno scorso ed è divertentissima. La protagonista è appunto Star, che è questa fata, maga, personaggio con i poteri, ed è assolutamente folle, ma letteralmente folle. Cioè, lo so che l'ho detto per un sacco di personaggi nel corso di questo video, ma lei supera tutti. E niente, i suoi genitori, che sono il re e la regina di questo mondo fatato magichello, le dicono: Star, sei una che fa sempre disastri, forse è il caso che ti ripigli e vai sulla terra a imparare come ci si comporta. E niente, quindi la scaraventano sulla terra e lei finisce a vivere insieme a Marco, che è invece questo ragazzino umano, che fa karate, se non sbaglio, ed è bravissimo, è ispanico, uno di quei ragazzini super precisini, super ligio al dovere, mentre Star, cioè, è tipo un carro armato. E quindi lei lo trasporta in queste avventure mistiche in cui devono appunto sconfiggere le forze del male che inseguono Star dal suo mondo fatato, e niente, quindi Marco viene travolto da l'uragano Star ed è divertentissimo. Vi dico solo che ci sono dei cagnolini laser. Ora, dopo questa informazione, ditemi voi se non state correndo e andando a vedere questa serie. La seconda serie è Gravity Falls. Ci tengo anche a precisare che le due serie hanno, se non sbaglio, i produttori o comunque gli showrunner uguali, cioè gli ideatori, non mi ricordo adesso chi. Comunque, infatti, se vedete anche i disegni sono molto simili. Gravity Falls, che tra l'altro, specifichiamolo, ha permesso la creazione di questo video, perché se non fosse per Gravity Falls noi non avremmo Summerwin. Aspetta, Summer cosa? Summerwin! In questa città amiamo talmente Halloween che lo festeggiamo due volte l'anno. E guarda caso, è proprio oggi! Vai sempre in giro con un calendario in tasca? Certo. È una serie appunto ambientata in questa piccola cittadina di Gravity Falls, immersa nei boschi, dove questi due ragazzini passano l'estate insieme allo zio. Lo zio, manco a dirvelo, è pazzo furioso, cioè ma proprio una roba. E ha questo negozio di cose misteriose. E si scopre che appunto in questa cittadina immersa nella foresta è pieno di creature magiche e assurde. Voi vi aspetterete degli gnomi, zombie e cose del genere, che ci sono, ma sono molto particolari. Passiamo poi alle serie che non possono non essere nominate. Partiamo infatti con Friends. Chi di voi non ha mai visto Friends? Probabilmente molti di voi. O magari anche tanti, non lo so. Però se non l'avete mai vista, o se anche l'avete vista, rivedetela. Perché Friends è quella serie, a parte cult, che dovete vedere per capire i meme. E poi perché è veramente stra divertente. Molti dicono che è invecchiata male, secondo me invece no. Se la guardate con la giusta, come si può dire, il giusto contesto, vi farà morire dal ridere, vi divertirà. Insomma, non ve ne pentirete. Per quelle quattro persone di voi che non l'hanno mai visto, la serie parla di questi sei amici che vivono nello stesso appartamento, cioè in realtà le ragazze vivono in un appartamento e i ragazzi nell'altro. Poi vabbè, in realtà c'è Ross che vive da un'altra. Comunque, le cose si svolgono più che altro nell'appartamento di Monica, che poi diventa anche di Rachel e di Phoebe. Sono appunto le vite di questi giovani adulti, perché quando inizia la serie loro sono a metà dei loro 20 anni, che insomma hanno a che fare con la vita da quasi adulti, cioè trovare lavoro,
trovare tipo fidanzati e robe del genere, volersi sistemare, chi invece vuole inseguire una carriera, insomma, tutte queste cose, però ovviamente calato in una situazione da sitcom, quindi ci sono un sacco di cose veramente allucinanti. Cioè, vi affezionate tantissimo ai personaggi e poi ci sono tutti quelle battute, quelle robe che diventano un po' degli inside joke tra te e la serie e poi tra te e i tuoi amici che sono fissati con quella serie e quindi insomma è un'esperienza mistica. E tutto quello che ho detto per Friends probabilmente vale anche per The Office. The Office, altra serie essenziale se volete capire i meme, forse più di Friends. Ambientata in un ufficio e racconta appunto la vita da ufficio, bellissima, soprattutto se vi è mai capitato di lavorare in un ufficio o lavorate in un ufficio, vi farà morire dal ridere. Perché ci sono alcune situazioni che sono portate all'estremo, ma vi assicuro che sono cose che succedono. Anche qui ci sono personaggi assolutamente sopra le righe, si tratta di una sitcom, però la cosa particolare di The Office secondo me è proprio il modo in cui è fatta. Cioè c'è lo sfondamento della quarta parete, è fatto in un modo particolare perché tipo i protagonisti sono consapevoli del fatto che ci siano delle telecamere che stanno registrando, però è un po' come se tu comunque stessi guardando una serie, è una cosa un po' strana, ma veramente figa. Ce l'ho quasi fatta. That's what she said. Michael, please. Poi passiamo alla quarta categoria, che non è una vera categoria. In cui ho inserito Jane the Virgin, che a mio parere è una serie geniale, diffidate di chi dice il contrario. Anche di questa vi ho parlato varie volte sul canale, ma ci tengo sempre a inserirla. Soprattutto in questo video perché è una serie che vi giuro a me ha accompagnato in un sacco di periodi difficili o comunque in cui ero giù di morale e mi ha sempre tenuto una grande compagnia, mi ha fatto morire dalle risate e mi ha fatto super appassionare. Si tratta di una serie che prende in giro le telenovelas ed è a sua volta una telenovela e c'è tutta questa cosa tipo metaseriale. La protagonista è Jane Gloriana Villanueva, che è appunto questa ragazza ispanica. Oltre a lei, insomma, tutta la sua famiglia è un po' protagonista di questa serie. Infatti, scopriamo nel primissimo episodio, quindi no spoiler, che Jane, pur essendo vergine, è rimasta incinta. Proprio come in una telenovela. Questo dà il via a tutta una serie di situazioni veramente assurde. Cioè, se avete mai visto le telenovela dove appunto la gente muore e risuscita e ci sono le gemelle cattive e la gente perde la memoria e poi la riacquista, insomma, tutte queste cose, potete capire il livello di assurdità che c'è all'interno di questa serie. In più, ho sempre apprezzato moltissimo il modo che hanno avuto di inserire la voce narrante, perché la voce narrante, poi alla fine capite anche meglio il perché, però fa molto ridere perché commenta proprio tutto quello che succede come se fosse lo spettatore. Inoltre, nel corso delle stagioni utilizzavano la voce narrante proprio per dare voce a tutte quelle insomma, quelle cose che fanno parte un po' del fandom della serie. Quindi magari sui social c'era la cosa sei team Raffaello o team Michael, che erano i due tizi, insomma, che si contendevano l'amore di Jane. E quindi lo stesso narratore tipo prendeva le parti, diceva no, io sono team Raffaello, team Michael, tutte queste cose, e faceva molto ridere perché in quanto fan poi ti sentivi, insomma, più collegata, più connessa a quello che succedeva. Poi, sempre in questa categoria, che appunto non ha alcun senso perché queste due serie non sono correlate in alcun modo, c'è Trollhunters. Trollhunters è una serie animata, tra l'altro basata su un soggetto di Guillermo del Toro, che se non sbaglio si occupa anche della regia, però non ne sono certissima di questa cosa. La serie racconta di Jim, che è questo ragazzino molto normale che va a scuola, al liceo se non sbaglio, e improvvisamente si trova incaricato del ruolo di cacciatore di troll, ovvero scopre che sotto Arcadia, la cittadina dove vive, c'è il mondo dei troll e che nel mondo dei troll ci deve sempre essere un cacciatore di troll che possa difenderli dalle cose oscure, diciamo così, dai troll cattivi. È una serie veramente molto carina che riprende
riprende molto lo stile, insomma, Spider-Man per quanto riguarda ragazzino adolescente che si trova con dei superpoteri e quindi da grandi poteri derivano grandi responsabilità, insomma, questo più o meno il vibe. Racconta molto bene questi personaggi, a mio parere, sia i personaggi umani, sia i troll, tutta la parte fantastica, fantasy, quindi il mondo dei troll, tutto quel mondo lì è veramente costruito molto bene. Poi, insomma, appunto, Del Toro, sapete quanto ci mette del suo in tutte queste cose, lui proprio ama questo tipo di creature, quindi c'è un'attenzione molto particolare a tutto, ma non solo, cioè vedete anche un po' di autorialità, a mio parere, nonostante si tratti di un prodotto comunque per ragazzi, per esempio nell'uso della colonna sonora, oppure nel cercare di citare qualche grande saga fantasy come Il Signore degli Anelli. Ok, la fotocamera sarà spenta as always, quindi non so che cosa stavo dicendo. Stavo parlando di Trollhunters. Bello, vedetelo, vi prego. E passiamo poi all'ultima categoria, ovvero serie che abbiamo visto in quattro probabilmente, ma che meritavano molto di più. E qui ovviamente devo nominare Miss Fisher, Delitti e Misteri, che praticamente è la versione anni 20 e un pelino più scollacciata della signora Fletcher. La serie è ambientata negli anni 20 e Miss Fisher è questa detective che è molto, per i tempi, molto libertina, molto all'avanguardia. E anche lei, insomma, è un po' sopra le righe, diciamo. E grazie a questo suo carattere così un pochino più frizzantino riesce sempre a risolvere tutti i misteri del mondo. È una serie australiana, se non sbaglio, è carinissima, veramente carina. Ci sono 3 stagioni, mi sa, e a quanto pare quest'anno dovrebbe uscire anche il film. In ogni puntata c'è un mistero da risolvere e poi c'è un piccolo running plot, solitamente sono le solite robe un po' amorose, che prosegue per più episodi. Carinissima, veramente carina. Se vi piace il genere, insomma, mystery, se vi piace La Signora in Giallo, la adorerete, perché è veramente carina, divertente, fa le sue cose, ci sta. E ultima, ma non per importanza, probabilmente la serie più originale, divertente, carina di tutte quelle che vi ho nominato. No, forse La Fantastica Signora Maisel sta sopra, ma Galavant meritava di più, non meritava di essere cancellata. È una serie geniale, è una serie ambientata nel Medioevo ed è una serie musical. Way back in days of old, there was a legend told about a hero known as Galavant. Il protagonista è Galavant, che è questo tizio che praticamente è super felice con la sua bella e amata la tizia. Solo che questa qui viene rapita dal perfido re del regno, che la prende, se la porta a palazzo e ciao Galavant. Allora lui cosa fa? Parte alla rincorsa del suo amore. È una serie che fa troppo ridere, ma vi giuro, fa morire dal ridere, perché prende in giro qualsiasi cosa. Gioca anche sul fatto di essere un musical. Vi giuro, è una delle serie più divertenti e geniali che abbia veramente mai visto, ve lo giuro. Dovete vedere Galavant. Mi dispiace che sia cancellata, quindi ad un certo punto la narrazione si interrompe perché non l'hanno mai portata avanti, però vi assicuro che quelle 2 stagioni valgono tutto. Diventerete dei fan di Galavant, lo so. Comunque, qui siamo quasi giunti alla fine, cioè mi manca solo da fare la faccia. Il primo occhio è andato. Facciamo il secondo. Io ormai sono veramente troppo brava ad intagliare zucche e angurie. Ho parlato troppo presto, ho fatto gli occhi stortissimi. Non hanno un senso. Sono un'esperta. Ma dove? Cos'è questa roba? Vabbè, sarà un'anguria un po' strabica. Vediamo se riesco almeno a fare la bocca cattiva. Dove sto andando? Non lo so neanch'io. Sto facendo cose a caso. Tutto a caso. Come la mia vita, d'altronde. Cosa mi potevo aspettare? Ok.
Vi giuro, è la bocca più orribile che io abbia mai fatto. Non ha un senso. Doveva essere tipo, sapete di quelle con i denti? Vabbè, avrà un sorriso strano questo tizio. No, però lei è uscita simpatica nonostante tutto. Manca il naso e poi ci siamo. Il naso è sempre la parte più carina perché è tipo un triangolino minuscolo. Siete pronti per la grande rivelazione. Ammiratela in tutto il suo terribile splendore. La metterò fuori casa per far capire a tutto il vicinato che razza di idiota sono. E niente, vi ringrazio un sacco per aver seguito questo video fino a questo punto, se l'avete seguito, nel caso niente, mi dispiace per voi. Buon Summerwin quindi, e spero di avervi dato dei buoni spunti per delle serie da vedere per riuscire a superare questo periodo veramente complesso per noi, per il mondo in generale. Infatti qui sotto nell'info box e anche nel primo commento che trovate fissato in alto ci sono tutte le indicazioni per poter sostenere il Black Lives Matter. Scusate, non so parlare. E niente, una cosa importante è se possiamo fare qualcosa per cambiare il mondo in cui viviamo, facciamola. Spero voi stiate tutti bene, che non, insomma, vi sia successo niente di brutto in questo periodo. Fate attenzione, mettetevi la mascherina, lavatevi spesso le mani, fate i bravi. Sembro una mamma in questo momento, ma mi raccomando. E niente, noi ci vediamo prossimamente. Summerwin, c'è qualcosa che non mi convince, mi sembra innaturale. Scappiamo!